Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, adesso faremo la valle della corruzione, secondo capitolo. Ok, possiamo andare. Palude del dolore. Siamo in modalità fantasma, ovviamente. Vediamo se c'è qualcosa qui, sì. Erba, ok, possiamo andarcene. Allora, indossiamo innanzitutto l'anello fradicio, è questo qui si prende la torre di Latria in full black, ok, questo momentaneamente lasciamolo così, poi dopo lo cambiamo, mettiamo l'anello del ladro che si piglia a boletare a inizio gioco proprio. Ok, andiamo da questa parte, uccidiamo questo qui che sta qui. Ok, vai, one shot. Purtroppo il fuoco ci fa sempre un po' di danno. Allora, eliminiamo questi con l'arco in modo da non avere problemi. Cazzo, ho mancato. Mancato di nuovo, aspetta, mi sposto. Ecco qua. Ah, un doppio colpo muore, ok. Mancato. Mira di merda che ho. Perfetto. L'anello fradicio ci permette di correre in questa palude, altrimenti a tratti ci blocchiamo. L'anello della rigenerazione, beh, ci siamo avvelenati, è una cosa normalissima qui. Difatti ho portato anche la magia della rigenerazione dei punti ferita. Anima del soldato leggendario. Ora vediamo tutto ciò che possiamo droppare qua. Falce da guerra, anche se a me non servono, è giusto per completezza. Qui dovrebbe esserci un Black Phantom, infatti sta lì a destra. Indossiamo le bende del monaco in modo da avere maggiore magia, cioè la potenza della magia aumenta con la benda del monaco. E il Chris. Il Chris che è la stessa cosa, diciamo. Ok, spada spezzata. Ok, ultimo colpo del morto. Due pietre effimere e un pezzo di pietra sacra. Vabbè che non ci servono. Anello del gatto, raga, questo è molto utile. In pratica non subite danni a decadute elevate. Allora, tutti e tre morti, ottimo. Erba calante che alla fine uso l'erba piena io normalmente. Allora, innanzitutto curiamoci un attimo perché altrimenti crepiamo. Lo cura. Non sto bene qui o no?
La cura, dov'è la cura? Eccola qua. Questo ci toglie l'effetto del veleno e poi facciamo il recupero. Ok. Mettiamo di nuovo il Kilgi in modo che ci recupera i punti magia. Ma intanto ci avveleniamo di nuovo. Prendiamo questo e questo. Ok, torniamo indietro perché dobbiamo prendere altra roba. Era assodato che ci avvelenavamo di nuovo. Capiamoci questa cosa qui. Possiamo prenderla da qui. Ok. Torniamo indietro. Dobbiamo prendere quello. Se non erro c'è qualche altra cosa qui che non abbiamo preso in precedenza, vediamo un po', sì, infatti. Ok, adesso mettiamo un attimo l'anello del ladro che ci serve. Anello del ladro. Cazzo! Raga, questi qua shottano. Se siamo in modalità fantasma ci shottano. Solo in forma umana, no. Un po' raffreddato. Un po' troppo. Ok, adesso non ci facciamo sentire da questi. Io direi di curarci. Perfetto, e piamoci qualche erba, che non voglio sprecare altri punti di magia, mi possono servire dopo. Piamo l'arco e il Kilgi. Nel frattempo siamo l'arco e il Kilgi ci recupera il punto, la barra blu della magia. Funziona un po' come l'anello doloso. Un altro colpo dovrebbe essere morto questo. Se lo piglio però. Qui conviene non scendere perché altrimenti non possiamo pigliare, non possiamo droppare poi le cose che stanno qui su. Dobbiamo rifare il giro poi dopo. C'è un altro qui. Cazzo! Vaffanculo. Purtroppo. Oh, mi sono scordato di prendere il medaglione per questa tizia che sta qui. Anello del ladro che si piglia anche qui, ma si piglia anche a Boletario comunque. Eccola qui, ci dovevo portare il medaglione a questa. Quindi voi siete uno di quelli sani di mente, è così? Io sono Selene Dell'Ovest. Cerco mio fratello Garl Vinland, il cavaliere che accompagna Santa Strea nei suoi viaggi. Credo si siano stabiliti qui. Se doveste incontrare mio fratello minore, ditemi. Devo confidargli le ultime parole di nostro padre. Ok. Vabbè, dopo rifacciamo il giro comunque. L'erba nera. Lì ci sono tre pietre effimere dove sono i giganti.
Ed eccoli i giganti, ne sono 4 in totale. Chiamo il Chris. Adesso dobbiamo un po' recuperare energia, altrimenti crepiamo. Dobbiamo posizionarci in modo allora cura. E recupero. Perfetto. Diamoci un paio di spezie. Andiamo a distruggere gli altri 3. Ultimo colpo. Scansato. Ultimo colpo ed è morto anche lui. Recuperiamo un po' di punti. Ma le spezie le compriamo poi dopo. Cazzo. Ok, possiamo prendere tutto qui su. Sono tutte pietre effimere queste. Allora, questa c'ho l'armatura oro opaco. Eccola qua. Curiamoci. Mettiamo il kilci e andiamo. Vediamo pure questo. Probabilmente ci avveleniamo di nuovo se andiamo a prendere quella cosa, però purtroppo. Oh, fanculo. Sprechiamo anche questo, non fa niente. Vediamo cosa hanno questi. Queste schegge che non mi servono. Prenderemo anche la spada qui, eh. No, non ci siamo avvelenati, perfetto. Allora, io opterei... No, sbagliato, cazzo. Ho sprecato. Ho sprecato un'erba, non fa niente. Vabbè.
No. Dovremmo one shottare al piccolo che non sta dietro il gigante. Infatti l'abbiamo one shottato a questo. Ok, adesso andiamo a prendere la spada. Abbiamo l'arco, telefono come al solito. Allora rompiamo questo, ok. Ce n'è un altro qui. È solo che non riesco a vederlo bene. Ok, c'è ancora un altro. Ancora un altro che sta qui. No, altri due. Perfetto. Curiamoci. Ovviamente questa magia della cura vale anche per la pestilenza. Ora pigliamo la spada della luna che sta qui. Oh 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 oh. L'arco. Sette colpi per far cadere il mucchio che sta lì. Cioè, sette colpi da umano, non so da fantasma quanto ce ne vogliono. Vediamo un po'. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sempre sette. Non cambia niente. Se sia umano, se è fantasma. Perfetto. Allora equipaggiamo la tempesta di fuoco perché fra poco forse la faremo. Eccoci qui. Allora, non possiamo farla per il momento perché non abbiamo punti magia sufficienti. Ok, ora la possiamo fare. Ah, no, torna indietro. Recupera un po'. Perfetto. Che cazzo? Ne sono un botto qui su. Allora, torniamo un attimo indietro. Recuperiamo un po'.
Voglio fare un'altra tempesta di fuoco. Non ho stamina, ok. Al culo. Torniamo un attimo indietro. Non possiamo morire adesso. Ok. Dov'è? Eccola qui. Abbiamo uccisi tutti. No, c'è ancora un altro forse. Eccolo lì. Però non c'è più. Andiamocene. Mettiamo raggio dell'anima. Questo mi è simpatica. Io ti conosco. Vuoi comprare qualcosa? Ti prego, il mio bambino è malato, ha bisogno di te. Erba piena, 2000 anime. Un po' eccessivo. È tra i più cari questa come venditrice. Ok raga, questi sono bastardi, eh. Questi veramente sono bastardi. Cazzo. Cazzo, madonna. Dobbiamo fare molta, molta attenzione. Allora, c'è un'altra a sinistra, altri stanno giù però. Uccidiamo un attimo a questo però. Perfetto. Oh 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 oh. Piamo l'arco. C'è qualcun altro che è arrivato a dire no. Ok, questo è il bastardo. Cazzo. Ok.
Prendiamoci questo. Freccia marcia che fa da cagare, raga, in tutti i sensi. Che saliamo qua? Sali, sali, sali. Qui abbiamo l'erba nera, ok, dopo la prendiamo. Non ti ammalare, non ti ammalare. Perfetto. C'è ancora un altro. Oh! Abbiamo un'altra erba, giusto per sicurezza. Ho rushato questo. Mi mandi il prossimo. Ora vengono quei due. Allora, facciamo così. No, fanculo. Sprecato punti magia inutilmente. Ok. Non posso prendere questo? No. Vediamo se posso prenderlo da qui. Sì, da qui sì. Peccato che la stagionata, a me serviva quella fresca. C'è uno qui. Un altro sta qui. Apriamoci questa cosa qui e dovremmo prendere anche delle cose che non abbiamo preso in precedenza. Ah, quello non l'abbiamo preso, cazzo. Ma come? Non hanno troppato niente questi. Allora scendiamo. No, non cadere. Va bene. Risaliamo. Siamo. Beh, il loto della vedova. Potevamo anche non prenderlo. Qui sono tutti i cadaveri.
Dobbiamo salire fino a un altro di quelli. E dovrebbe essercene ancora un altro. Perfetto. Perfetto. Un po' qua non si rompe, deve fare il giro da qua. Ok, qui nel mondo full black c'è la moneta di ceramica. Proprio qui, in questa cassa. Ovviamente è un mondo invertito. Mondo spezzato sarebbe. Possiamo andarcene. Andiamo ad abbassare la tavola di legno. Ah, c'è un coglione qui sotto. Adesso lo uccidiamo. Questo ci droppa l'armatura. Fa mettere la cura, la magia cura, che fra poco ci avveleneremo al 100%. Erba nera per questa. Che lo sapevo. Ok, saliamo su e andiamo ad abbassare la tavola. Mettiamo l'arco. Mettiamo l'arco e uccidiamo le zanzare. Tipo, non so che cazzo sono queste cose. Ovviamente non è che vado a prendere il drop di quello. Magari che se non scrigge. Mettiamo lo scudo. Zanzare dovrebbe essere finite, dovrebbero. Sì. Vieni, vieni. Fanculo. Lucertolino sta qua. Pezzo di pietra sacra. Rilevante. Allora, o possiamo uccidere il boss ora, o possiamo andare a prendere quelle cose che non abbiamo preso prima. Io opterei, sì, possiamo fare, tanto abbiamo ucciso tutti. L'anello del ladro ce l'abbiamo, perfetto. E dopo lo togliamo, perché contro il boss voglio usare un altro anello. Sì, questo era assodato comunque.
Curiamoci. C'è stata una zanzara prima che ci ha colpito. Forse era questa. Non ricordo di averla uccisa però, eh. Una sta lì. Vediamo se riusciamo ad ucciderli da qui. Per poco. Come? Lui qui non è morto. No, questi forse sono troppo lontani. Ok, avviciniamoci un po'. Perfetto. Fiamoci la roba che sta qui. Qui c'è la moneta di ceramica in full white. Ce la prenderemo. Possiamo andarci. Oh cazzo. Cosa ho visto? No, va bene. Non so come non faccia a non prenderlo. Oh, un altro superstito. Ok. L'ultimo. Andiamo dal boss. Diciamo che il boss dovrebbe morire con un colpo. Cazzo. Ora ci avveleniamo, già lo so. Lo sapevo già. Facciamo così allora. Era qui. Perfetto, qua non dobbiamo andarci più, dobbiamo andare di qua. Abbiamo preso tutto comunque. Togliamo l'arco che non ci serve più. Mettiamo il Chris. Togliamo l'anello del ladro, mettiamo l'anello della magia facile.
Possiamo levare anche l'anello fradicio perché attualmente non ci serve. Mettiamo l'anello dell'avarizia in modo da fare più punti, più anime. E ottieni più anime quando uccidi i nemici, ok? Quindi questo è un boss. Togliamo questo, questo, questo. Pigliamoci un po' di punti magia e pigliamoci un po' di vita. Perfetto. Equipaggiamo le spezie fresche e andiamo a stanare il boss. Massacro. Centocinquemila anime, perché non è male. Ok, abbiamoci l'anima. Pappiamocela. Allora, questa la mandiamo al deposito. Questo uguale. Questo lo eliminiamo perché al deposito non c'è più spazio. Questa ce la pappiamo. Voglio vedere l'anima rosa quanti anime mi dà. 40.000, non è male. Vediamo questo. Ok, non possiamo posare niente di queste perché abbiamo tutto. Elimina. Eliminiamo anche questa, che non ci serve. Deflabbiamo. Spada spezzata. Le frecce le mandiamo al deposito. Questo eliminiamo. Questo eliminiamo. Ok. Perfetto, abbiamo solo l'armatura di legno e i doppioni di a deposito. Via deposito. Via deposito. Perfetto. Possiamo anche mettere l'elmo. Ripariamo il tutto. Posso forgiarti delle armi. Acquistiamo tutte le spezie fresche. Torna vivo, mi piace fare affari con te. Lo so. E andiamo a comprare anche l'erba piena da questo. No, no, non dirlo. È il minimo che possa fare per un così caro amico. Però pagami, eh. Erba piena, 4, allora, le frecce, sì, 44. Puoi ringraziarmi più tardi. No, no, non dirlo. 44, 120 sono 76. Sì, sono bravo. Puoi ringraziarmi più tardi. Perfetto, raga, questo è tutto. Il prossimo video uccideremo l'altro boss che si trova qui, non mi ricordo, una strega mi pare che si chiamava. Raga, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi al mio canale,
vi ringrazio per la visione e al prossimo video.